Ciao a tutti amici di Automoto.it e ben ritrovati. È la sera precedente al 26esimo anniversario dalla morte di Ayrton Senna. Sembra impossibile, sembra ieri che l'incidente sia successo, ma invece sono già passati 26 anni. Di quello che è successo quel giorno e magari anche di qualche aneddoto ne parliamo con Paolo Ciccarone in diretta telefonica. Ciao Paolo, buongiorno, anzi buonasera. Ciao. Ciao a tutti. Senti, tu quel giorno c'eri come tanti altri Gran Premi del resto. Tra l'altro sei stato uno dei pochi a intervistarlo proprio veramente riguardo anche ad alcuni dettagli della pista che poi sono emersi durante anche la fase processuale che in realtà non sono stati determinanti per il suo incidente. Si capisce chiaramente che è peggiorata la pista perché proprio in quel punto dove c'è la striscia diversa, colore diverso, la pista ha più ondulazione, è peggiorata. Ma realmente quel giorno Senna se la sentiva? Diciamo che la tendenza comune è questa, però il problema è che anno dopo anno, sono ormai 26 le ricorrenze da quella giornata, continuiamo più o meno sempre a ripetersi sempre le stesse cose. Di sicuro, Imola 1994 ha rappresentato lo spartiacque della Formula 1, e infatti c'è una Formula 1 pre-Senna e una Formula 1 dopo Sono Senna, quindi un d'accordo. dopo Imola. E quindi ti dico, da questo punto di vista, più che ricordare l'episodio, che poi man mano che si scava e si va nella memoria, dal cassetto spuntano sempre fuori nuovi particolari, quasi come se quella giornata, quelle 72 ore tremende venissero rivissute istante per istante. Perché Paolo, sai qual è la vera verità? Che sembra impossibile che sia successo. Perché a differenza magari dell'incidente di Villeneuve, in cui ti aspettavi che quel matto prima o poi avrebbe combinato l'incidente che gli sarebbe costato la vita, perché ne faceva uno a domenica, però ci faceva anche molto sognare, non te lo saresti mai aspettato che Senna avrebbe perso la vita in questo modo. È quello che poi secondo me ha stupito di tutto quello che è successo, un po' perché poi era il grande campione, ma anche perché in una Formula 1 che si pensava sicura, un incidente del genere, insomma, è stato qualcosa di veramente molto scioccante. Sì, anche perché all'epoca la Formula 1 era passata dalle sospensioni attive alle sospensioni tradizionali, quindi il biennio, i 2 anni, i 3 anni, anzi, ma era un po' da prima, perché già dal 1987, quando Senna vinse a Monte Carlo con la Sì. Lotus con le sospensioni intelligenti, la Formula 1 si era avviata verso un certo tipo di controllo della vettura, e quindi era un controllo delegato tutta quanta all'elettronica, e fin tanto che l'elettronica funzionava tutto bene, ma nel momento in cui l'elettronica ti molla diventa una variabile incontrollata. Quindi il presidente della federazione impose per motivi di sicurezza delle macchine che erano state progettate per un altro uso, e in effetti con la stagione 1994, prima ancora dell'incidente di Ayrton Senna, era stata costellata da altri incidenti di una certa gravità come non si era vista ma da parecchi anni. Quindi noi ci fermiamo al 1982, l'incidente alla morte di Gilles Villeneuve, l'incidente di Riccardo Paletti, che però è stato un incidente un po' diverso, ovvero c'era una macchina ferma in pista, quella di Pironi, e lui, partendo dal fondo dello schieramento, la centrò in Sì. pieno. Quindi non aveva a che fare con il regolamento o col tipo di macchina. Il problema nacque poi con De Angelis, che il 15 maggio del 1986 perse un alettone e morì durante il test al Paul Ricard. Quindi c'è stato tutto un periodo in cui, bene o male, l'incidente capitava, ma era qualcosa di più o meno controllabile. In quel 1994 la Formula 1 aveva cambiato pelle. Avevamo iniziato con i test invernali con J.J. Lehto, con la Benetton che si era rotto le vertebre del collo a Silverstone. Vero. Poi arriviamo al Mugello nei test prove libere, e uno stesso incidente capita a Jean Alesi con la Ferrari. Insomma, ci sono stati molti segnali, tanto che mi ricordo all'epoca per Rombo avevamo fatto un'inchiesta in cui Mosley diceva: queste sono le Formula 1 più sicure di sempre, no? E infatti il titolo che feci sul giornale dopo la morte di Ratzenberger e di Senna era: più sicure di così si muore. Questo per far Insomma, capire un po' qual molto era il forte, livello della molto. Formula 1. Ebbene, in quel momento la Formula 1 capì che quella falsa sensazione di sicurezza non aveva alcuna ragione di esistere, anzi si era arrivato ad un punto limite in cui il nuovo regolamento aveva reso le macchine instabili, pericolose, ma soprattutto quegli autodromi che non erano più in grado di assorbire quelli che potevano essere i problemi di una conseguenza.
L'incidente di Senna, per quanto riguarda Imola, la metterei proprio sotto la fatalità, perché nello stesso punto, nello stesso modo, con lo stesso angolo di impatto, era uscito Patrese un paio d'anni prima. Berger. Berger, era uscito Alboreto, era uscito Nelson Piquet, era uscito Angel Guerra, cioè era un punto in cui se ti capitava qualcosa andavi a sbattere, però in realtà non succedeva niente al pilota, tranne che in questo caso ci fu il puntone della sospensione della Williams che andò a colpire l'unico punto debole del casco e praticamente colpì il cervello di Ayrton Senna e ne ha provocato la morte. Quindi diciamo, l'incidente peggiore è stato quello del sabato di Ratzenberger che con un alettone rotto andò a sbattere contro il muro a 314,9. Perché mi ricordo il 314,9? Perché c'era una fotocellula che sui monitor in sala stampa indicava la velocità di transito alla staccata. Certo. E lui aveva centrato in pieno la fotocellula e quindi rimase bloccato sul 314,9. Ed è Mamma chiaro che mia. un urto con quelle macchine in quel modo lì non ti dava Ma infatti si scampo. squarciò completamente La la scocca, fintech si vedeva il praticamente pilota esplose. dal lato della Esatto. vettura, ti ricordi? Era Sì, pazzesco come. ma purtroppo lo ricordo bene, come ricordo anche il fatto che quando tornò il rottame della Sintec ai box col progettista, che tra l'altro era il nipote di Max Mosley, che era là che piangeva, tremava come un bambino, io misi dentro le dita nell'abitacolo per capire se era olio, invece era sangue. E quindi ci fu anche questo shock improvviso di mettere dentro le mani per dire guarda quanto liquido che stanno perdendo, invece non era il liquido del monoposto, ma era quello che purtroppo era il segno tangibile di Pazzesco. cosa era successo e quindi me era rimasto tutto. Il sabato, la domenica, infatti la domenica, sabato notte non ho dormito e quando poi la domenica mattina sono arrivato in pista di buon'ora perché all'epoca c'era anche il warm-up, proprio con Senna c'era la bicicletta fuori che aveva presentato pochi giorni prima Sì, proprio a è vero, a Padova Padova. È vero. e praticamente parlando con Ayrton l'avevo visto col muso lungo molto preoccupato, colpito. E io gli dissi, mi sa che forse correre in bicicletta è meno pericoloso. E Senna mi disse, sì, probabilmente correre in bicicletta è meno pericoloso, però noi facciamo un altro sport. Vabbè, certo. E quindi poi da quel momento in poi non ho più parlato con Ayrton perché non c'è stata più la cosa. Però ecco, in quel momento lì, il Mondovisione, milioni di telespettatori che hanno assistito a questo dramma in diretta, sapevamo subito che Senna era morto sul colpo. Ma per tutta una serie di motivi politici, legali, amministrativi, giudiziari, non si poteva dire, abbiamo dovuto aspettare che arrivasse la conferma ufficiale dei medici dell'ospedale di Bologna. Ecco, è stato un dramma vissuto collettivamente a livello mondiale con quello che era il pilota simbolo di quella Vero. generazione, 3 volte campione del mondo, il numero uno, quello che era imbattibile, quello che doveva essere immortale. Ebbene, tutte queste certezze sono venute meno. Nel momento in cui queste certezze sono venute meno, c'è stato un periodo di isterismo collettivo della Formula 1, non si sapeva più che cosa fare. In Spagna, subito dopo, si misero delle gomme a fare la chicane al curvone Sì. perché si temeva che al curvone le macchine potessero andare a Ma anche Spa, ti sbattere. ricordi a Spa che hanno tagliato le Ma luci? Spa, sì, ma Spa era già arrivato qualche mese dopo, lì invece parliamo a botta calda di due avvenimenti. Spagna e Monte Carlo. Spagna, Andrea Montermini con la Sintec, che sembrava quasi una maledizione, perse aderenza sul cordolo del curvone che metteva sul traguardo e andò a sbattere quasi frontalmente contro le Vero. protezioni. E anche lì, il fatto di correre subito in pista, perché in qualche modo all'epoca si riusciva ad entrare in pista, e a fianco di Montermini c'era un commissario, c'ero io e poi sono arrivati i mezzi di soccorso. E non era assolutamente giustificata una cosa del genere che fosse un giornalista ad arrivare sul luogo dell'incidente tra i primi, Sì, capisci? certo. Con Andrea che urlava, si lamentava con gli occhi iniettati di sangue e poi praticamente arrivò Pasquale Latunedu che era l'assistente di Bernie Ecclestone che mi prese, mi portò via, mi disse vieni via, lasci rifare. Arriviamo a Monte Carlo, la Sauber di Wendlinger perde aderenza, va a sbattere di lato contro le protezioni e il ragazzo viene portato in coma in ospedale a Era Nizza. 94, sì, non era 95, era No, 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 è 94. successo e c'è stata tutta una catena di eventi e qui la Incredibile, è Formula vero che era 1 94, pazzesco, pazzesco. e qui la Formula 1 aveva perso completamente il lume della ragione, per cui gli incidenti in prova di
Pedro Lamy, tra l'altro, che era scampato alla tamponata di Imola, ebbe un gravissimo incidente a Silverstone, addirittura la macchina finì nel sottopassaggio. Quando arrivarono i soccorsi non trovavano la macchina perché Certo. era finita giù nel sottopasso col pilota portoghese con le gambe fratturate e fratture multiple. Wendlinger che era in coma, Montermin che era in ospedale, Alesi e Leto con le vertebre del collo fratturate, cioè era una Formula 1 che aveva scoperto la paura come e peggio della Formula 1 degli anni 70. Anche perché Paolo, in quegli anni lì stavano migliorando tantissimo le prestazioni delle macchine, ed era quello poi che le piste non erano più idonee a supportare una prestazione così elevata della macchina perché erano progettate per tutt'altri ritmi. Certo, però se tu pensi che all'epoca con quelle macchine, quando arrivavano a velocità massima, e rivedendo una vecchia cronaca di un Gran Premio degli anni 80, ci si vantava che aveva segnato la velocità massima in Sudafrica a 292 all'ora, mentre invece oggi su piste stradali come quelle di Baku viaggiano tranquillamente a 370, capisci che c'è stato un salto in avanti notevole. Sì, a Monza facevano 3,30, 3,40, invece Esatto, adesso adesso si viaggiano viaggia tra i 3,50, 3,50 e 3,60, per 3,60 come se non niente parlare fosse. dei Quindi, 3,70 che fece Montoya, se non ricordo male, esatto. 3,72. Quindi era la Formula 1 che aveva scoperto un isterismo, bisognava correre ai ripari, togliere potenze ai motori, quindi apriamo praticamente le prese d'aria, facciamole sfiatare, limitiamo la potenza dei motori in un altro modo, mettiamo delle gomme, fare la chicane, poi andavano a sbattere contro le gomme, si creavano altri Macello, sì, problemi. macello. Per cui da questo punto di vista si era capito che piste e macchine contemporaneamente non potevano assolutamente andare di pari passo. Infatti Imola fu stravolta, ci fu il problema grosso anche di Monza perché fu cambiata l'esmo, fu cambiato il curvone, ci furono le discussioni per una pianta che era all'interno dell'Ascari, Spa-Francorchamps, cioè c'è stato proprio uno stravolgimento. Da quel momento in poi la Formula 1 ha preso una strada completamente diversa. Quale? La riduzione delle gomme, si era passati dai 18 pollici dei gommoni, si era passati ai 15, Sì, le cioè gomme per strette. ridurle, poi siamo passati alle gomme scanalate, poi dai 3.500 siamo passati ai 3.000, poi dai 3.000 siamo passati ai motori 2004, dal V12 l'obbligo di avere il vuoto, cioè Il V10 prima, eccetera. Sì, no, esatto, vari è stato un passaggi, no? continuo Vari ricordo passaggi. e tutto ebbe inizio quel weekend del 1º maggio ad Imola. Per cui più che ricordare Ratzenberger, l'incidente di Barrichello, la morte di Ayrton Senna, direi di ricordare lo spartiacque, perché come ho scritto nel pezzo di Automoto.it, anche chi non era appassionato di corse, chi non sapeva la Formula 1, chiedetegli cosa stava facendo quel 1º maggio. E tutti quanti si ricorderanno cosa stavano facendo quando Senna moriva in Ah, pista. quello indubbiamente. Paolo, però devo dirti che spesso mi riguardo le immagini di quei giorni, perché anche perché io sono appassionatissimo della Formula 1 degli anni 90. Senna quel weekend lì se lo sentiva. Aveva un viso che non aveva mai avuto nella sua carriera, aveva qualcosa addosso che sentiva da un lato, probabilmente che forse non era più il suo sport, forse aveva capito che non era più il No, momento di guarda, correre, non so, però no, aveva un conoscendo, allora, volto così conoscendo teso, non Ayrton l'avevo mai c'erano due visto. problemi. Conoscendo Ayrton, il problema era che ad Haida in Giappone era finito fuori la prima curva ed era stato centrato da Larini. Dall'Arini, sì, Arriviamo a dopo. Imola e Imola, pardon, arriviamo in Brasile e in Brasile è in testa, ma una macchina scorbutica sbagliata, perché la Williams era sbagliata, lo ammise anche Adrian Newey, che le pance troppo Sì. lunghe, la macchina era instabile, impossibile da guidare. Ebbene, lui era in testa davanti al suo pubblico, finì fuori, mentre invece Schumacher cominciava la cavalcata vittoriosa. Senna sapeva che la Benetton aveva qualcosa di irregolare, L'aveva scoperto infatti ad quando Haida dopo il ritiro, si mise al lato della si mise, pista esatto, ad e ascoltare sentì. e sentì che la Benetton di L'aveva Schumacher scoperto l'aveva. Senna sta cosa, l'aveva scoperta lui. Sì, e tra l'altro finalmente poi ci fu il Gran Premio di Germania con la conferenza stampa di Ross Brawn, Briatore e compagnia bella per dire che la federazione aveva contestato, ma loro erano in regola, però il risultato, il meccanismo fu di fatto sgamato e fu tirato via. Sì, perché attraverso Per una cui. sequenza di tasti loro riuscivano ad attivare il software della Benetton B193
che aveva il controllo della trazione e altre cose, Sì, la che 194 più che altro, quella no, che dico, aveva attivava il perso. software della 193 sulla Sì, 194, e quindi avevano trovato il modo di bypassare il esatto. sistema, per cui. Però, insomma, nella ricerca della Formula 1 ci sta. Però in quel momento Senna arriva a Imola con la certezza che la Benetton ha qualcosa di più. Infatti io nell'intervista che gli ho fatto, che abbiamo pubblicato tempo fa proprio sul Sì. sito, nel podcast, la domanda è: ma si parla di McLaren che ha un problema, si parla di questa che è irregolare? E lui Senna disse: non tocca a me dirlo, le voci ci sono, è un lavoro che deve fare la federazione. Senti, si è fatto però un gran parlare di McLaren irregolare fly by wire, Ferrari irregolare per le sospensioni, la Williams per problemi vari. Non pensi che questa parte di polemiche possa danneggiare ancora più tutta la situazione? E tu come pilota come la vivi? Non lo so. Tocca a ogni squadra di essere sicuri che la loro macchina è regolare. Io sono tranquillo su questo rispetto perché la nostra macchina, su quello che so, è perfettamente regolare. Nella parte del motore, nella parte del telaio, e sono rilassato su questo. Gli altri, non lo so, può darsi che siano anche loro regolari, però posso soltanto fare commenti sulla nostra macchina. Quindi non è che disse no, non è vero, sono tutti quanti regolari. No, è un qualcosa che tocca alla federazione scoprire. Quindi di fatto avallò quello che io gli stavo chiedendo in quelle interviste. Però lui si presenta a Imola con la federazione che non interviene, la Benetton e Schumacher che ha qualcosa in più, una Williams che non è competitiva e ha dei problemi che non si riescono a risolvere, e una macchina che non si sente addosso e in più con la certezza di voler andare via dalla Williams perché era andato a incontrare Montezemolo a Bologna per discutere un eventuale passaggio alla Ferrari già a partire dal 95. Certo. Quindi era questo che aveva nella sua mente in quel momento Ayrton Senna. Quello d'aver voluto la Williams di Prost, con cui Prost aveva vinto il mondiale, e lui si trova una macchina scorbutica. Si ritrova a combattere contro una Benetton che non è, secondo il suo punto di vista, completamente regolare. Si ritrova ad aver buttato via delle gare senza punti, soprattutto davanti al suo pubblico di casa, Sì, tra e l'altro con quindi uno sta Schumacher che cammina anche, quindi insomma tutto con uno sommato. Schumacher che cammina, ed era uno con cui non si prendeva bene perché già qualche tempo prima, Certo. vedi in Francia che si erano fatte le romanzine e aveva avuto Sì, un po' sì. da ridire. Era questo il Senna che si era presentato a Imola. In più c'era anche il problema del divorzio dalla moglie. Sì, Quindi, ma era proprio nero, Paolo, era proprio nero. esatto, quindi mettendo tutto assieme Pazzesca sta cosa. l'incidente e la morte di Ratzenberger, l'aveva veramente sconvolto perché si trovava veramente in un punto tale con tanti interrogativi, nessuna certezza e in più quella variabile, la morte, che tutto ad un tratto in quella stagione già avevano visto con dei piloti che avevano rischiato e bene o male gli era andata bene, però è chiaro che quando ci sono cinque feriti, quindi ripeto Leto, Alesi, Pedro Lamy Sì, certo, e tutti quelli tutti che prima di quanti. lui, certo. Esatto, quindi era una stagione molto critica e questo può spiegare che cosa è accaduto e perché la Formula 1 da quel momento in poi ha cambiato decisamente registro, ha cambiato il modo di fare. Guardate soltanto le macchine con gli abitacoli, con le protezioni alte, le gomme strette, le gomme scanalate, il pilota sempre più Sì, cruciale l'aerodinamica ridotta con lo scalino sotto, hanno fatto un sacco di passi avanti. fino ad arrivare praticamente all'alo che viene usato ai giorni nostri, ecco. Quindi è tutto un procedere, un passo dopo passo che ha origine in quel weekend e direi che forse conviene ricordare più che altro come lo spartiacque della Formula 1, perché poi sulla gara, su tutto quello che è successo, c'è gran poco da dire perché ormai è stato detto già tutto, Sì, ti però figurati. come dicevo all'inizio, Paolo, la sensazione è che quel giorno non possa esserci stato. E quindi ogni volta che arriva il primo di maggio, dici: mamma mia, è successo davvero. E questa cosa qui, insomma, spiace perché Senna, per come la Formula 1 stesse girando intorno a lui, comunque anche per cosa rappresentava per il Brasile, per tutta una serie di elementi, ma anche proprio il personaggio che era, con la capacità di dire le cose che tagliavano in due, no? Secondo me è un personaggio che oggi manca, e anche in quella Formula 1, insomma, comunque diceva la sua, ecco, era un... Sì, Non, senza non, dubbio, però anche se devo dirti che il rammarico più grosso che ho avuto
e che avevo incontrato Ratzenberger, che praticamente io seguivo un po', diciamo un pochino tutti i piloti, quelli che arrivavano, ma aveva dato il suo biglietto da visita ed eravamo rimasti d'accordo che sabato pomeriggio, dopo le qualifiche, avremmo fatto l'intervista perché gli volevo dedicare un bel servizio su rombo. Certo. Purtroppo il servizio gliel'ho dedicato, ma non nel modo in cui avevamo concordato il giorno prima. Certo, anche perché quella macchina lì era curiosa, esteticamente era carina, aveva. Ma era fatta bene, devo Sì, era dire. fatta molto bene la Simtek, e tra l'altro, insomma, anche il debutto di un pilota nuovo su una macchina che comunque era strana, con questo colore, questo MTV sul cofano, insomma. Era particolare, insomma, ecco, ci sono state diverse cose in quel weekend lì, per non parlare poi della gomma persa dall'arboreto, le ruote in tribuna, la partenza, insomma, di tutto è successo, veramente, quindi Sì, sì, la legge di Murphy, tutto quello che può andare storto lo quel farai giorno è o ha trovato successo una e ti fuga. ripeto, secondo me lui sentiva che c'era un'aria nera sopra lì quel giorno lì che non girava bene, ecco, oltre a tutto quello che hai detto, che giustamente hai sottolineato, ma io in quello che faceva quell'uomo lì, ci ho sempre visto qualcosa di magico. Adesso non sto esagerando, perché anche se tu vai a rivedere gli onboard, le storille, vai a rivedere Monaco, l'88, cioè, che dopo si è schiantato, ma era totalmente in simbiosi con l'automobile, era qualcosa di disumano e sovraumano e soprannaturale per come guidava la vettura, e gli altri che erano Prost, Mansell, Piquet, sembravano in alcune domeniche, non sempre, però in alcune domeniche sembravano non esistere, cioè facevano proprio un altro sport rispetto a quello che faceva Senna. Sì, cioè c'era decisamente un cambio di passo che era notevole e poi erano macchine che andavano guidate in maniera fisica, non avevano servosterzo, il cambio era manuale, Sì, poi era sembrava volare, proprio... c'erano dei momenti che sembrava che queste problematiche non esistessero, mentre per gli Sì, altri c'erano. diventava un tutt'uno con la macchina, per cui uomo e macchina diventavano qualcosa di veramente sublime e anche chi non era appassionato, chi non conosceva le corse nel momento in cui lo vedeva, Vero. aveva qualcosa in più. Però io con Automoto.it ho voluto ricordare qualcosa di molto intimo, di molto personale, di Certo. molto diverso da quelli che sono gli schemi di Ayrton Senna pilota, ma un Ayrton Senna ragazzo come tutti, che incontra una ragazza bionda occhi azzurri e Vero, bello da questo. ragazzo giovane praticamente ho contribuito Al così rimorchio. sì, ho contribuito al remorque, ma ho contribuito a questo incontro con il campione che non era il campione ma era il ragazzo coetaneo perché avevamo soltanto 2 anni di differenza. Certo. Che praticamente quasi complici, come quando ci si trova fuori in discoteca o si fa cagnara tra amici, e quindi ho voluto raccontare qualcosa un po' di E gli hai diverso. presentato la ragazzotta che è in foto in sovraimpressione in questo momento, tra l'altro molto carina, anche insomma ci credo che l'interesse di Ayrton fosse per questo pezzo di Ma diciamo figliola, ecco. che era Eh reciproco la beh, cosa, posso tra l'altro. immaginarlo, anche perché Senna poi era anche un bell'uomo, per cui insomma Sì, aveva esatto. molte fortune, ecco, ricco, bello, bravo, Sì. bravo, non gli mancava niente, insomma, dai. Esatto, poi tra l'altro devo dirti che lei, la ragazza, l'ho rintracciata, è sposata, ha 4 figli, Niente, ma Paolo. non ho voluto assolutamente ricordare i fasti del passato, Va tutto qua. bene, dai, abbiamo anche esagerato con le considerazioni, ti ringrazio, come al solito sei preziosissimo, mi raccomando, viva la passione per l'auto, viva la passione per la Formula 1, soprattutto quella degli anni 90, che secondo me è stata veramente il non plus ultra, anzi quella dei primi anni 90, e niente, mi raccomando, Paolo, ci risentiamo alla prossima, ciao e grazie. Ciao, ciao, ciao.